Nicola Martino è il coordinatore di questa edizione del Grande Europa per Arte. Buongiorno Vianello, buongiorno a tutti. Stiamo portando avanti la gara del Grande Europa per Arte edizione 2010, che è considerata, a detta di tutti, sia tiratori che addetti ai lavori, la più grande gara del mondo, sia come dotazione di montepremi, perché si parla di 100.000 euro, e anche dal punto di vista della frequentazione, perché abbiamo superato i 500 tiratori. Al Grande Europa per Arzi 2010 abbiamo trovato anche Lino Cozzamara, l'avvocato Lino Cozzamara, recente vincitore della sesta prova di campionato italiano di tiro all'elica. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qui quando ci sono queste kermesse di Piattello, anche se io sono in veste di turista giapponese, mi manca la macchina fotografica al collo. Non sono un tiratore di Piattello, me ne dispiace, sicuramente se tirassi al Piattello in queste occasioni farei figure peggiori di quelle che faccio solitamente andando sui campi della Mutua per le garette a prosciutti e uova di Pasqua. È comunque un piacere quando delle ditte importanti come la Perazzi sponsorizzano questi appuntamenti così corposi anche in termini di numeri. Soprattutto questa volta la cosa che più mi è piaciuta, come semplice appassionato di tiro a volo, che non serve partecipare, è la passione quella che conta, è stato il fatto del ritorno alla vecchia formula con 200 piattelli, che per chi ha iniziato a sparare qualche anno fa, come chi vi parla, ovviamente ha un sapore anche di tempi antichi e ha anche un'utilità concreta, perché sicuramente è sulla distanza poi che si fa la selezione. Quando iniziai a sparare mi dicevano che una gara a 25 piattelli la può vincere chiunque, una gara a 50 già c'è un minimo di selezione e così via. Naturalmente una gara sulla distanza di 200 piattelli fa veramente la selezione e mette in luce meritatamente il meglio. Non c'è niente da mangiare. Siamo con Emanuele Bernasconi, che battendo sia gli avversari che il caldo si è aggiudicato l'edizione 2010 del Grande Europa Perazzi, vincendo il trofeo Vittoria Alata e la Coppa Famiglia Perazzi. Com'è andata la gara, Emanuele? Direi è andata benissimo. Io avevo qualche problemino così, sia col caldo sia con problemi miei fisici, però l'ho gestita al meglio e sono felice di aver fatto un punteggio altissimo. Ci tenevo particolarmente a questo barrage della famiglia Perazzi e ho dato il massimo anche nonostante fosse la quinta serie di oggi e l'undicesima da venerdì, perciò meglio di così non potete andare. Ci tenevo troppo, sia in tutta la gara sia in particolare ora. Sono veramente felice, meglio di così non me lo potevo aspettare, ecco. Siamo con Rodolfo Viganò, due volte vincitore del Grande Europa Perazzi nel 2002 e 2009. Com'è andata oggi, Rodolfo? Molto bene, abbiamo fatto una finale, credo che sia la quinta o la sesta di fila che faccio,
e quindi è andata direi benissimo. In finale abbiamo tirato tutti bene, credo che sia stato un grosso spettacolo, almeno l'ultima serie con 4.25 davanti a tutta questa gente. Il mio collega della Forestale ha fatto 198, ha vinto, io ho vinto il fucile, insomma credo che meglio di così non si poteva fare, direi. Oh. 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 Vincitori Grande Europa Perazzi 2010. Gara di venerdì 16, Emanuele Bernasconi. Gara di sabato 17, Mario De Donato. Gara di domenica 18, Giuseppe Piccolboni. Categoria Lady, Susana Stefeckova. Categoria Junior, Marco Mattioli. Categoria Veterani, Giuseppe Capuano. Categoria Master, Pier Giorgio Carrara. Migliore tiratore straniero, Jan Pil. Barrage a sorteggio, Massimo Nanni. Barrage terza categoria, Marco Clerici. Barrage seconda categoria, Gianluca Foresta. Barrage prima categoria, Marco Panizza. Barrage categoria eccellenza, Rodolfo Viganò. Trofeo vittoria alata, Emanuele Bernasconi. Coppa famiglia Perazzi, Emanuele Bernasconi. Si sono appena concluse le premiazioni del Grande Europa Perazzi edizione 2010. Com'è andata, Mauro? Ma direi benissimo, più di 500 tiratori hanno partecipato al 12° Grande Europa, quindi un grande successo. E con la nuova formula, soprattutto tre giorni, credo che sia stata gradita da tutti i tiratori, infatti abbiamo ricevuto molti complimenti per questa formula. I tiratori bisogna farli sparare, più li fai sparare più si divertono. E effettivamente è stata così e abbiamo ricevuto, come dicevo prima, consenso da parte di chiunque, infatti. L'appuntamento quindi è per l'anno prossimo, quello della 13ª edizione del Grande Europa Perazzi. Certamente, l'anno prossimo credo si rifarà la stessa formula, appunto siccome è piaciuta molto, quindi magari con qualche piccola modifica per attirare ancora più tiratori, e sarà presentata sicuramente ai primi mesi dell'anno prossimo e faremo sapere poi agli interessati come si svolgerà questa gara. Proprio oggi è giunta la notizia di un nuovo successo per la casa Perazzi, ovvero la vittoria di George Dvigved al mondiale di Sporting disputatosi a Laterina in provincia di Arezzo. Sì, infatti, mentre assistevamo alle ultime serie oggi è arrivata questa bellissima notizia che dà una grande soddisfazione. George Dvigved è un campione eccezionale, questo è il suo 17° titolo mondiale, quindi che dire, davanti a un campione così è veramente, c'è da togliersi tanto di cappello. E voglio dire, siamo molto soddisfatti in quanto utilizza un nostro modello da molti anni, e un'altra volta Perazzi sul gradino più alto del podio. Quando è finito tutti. Ecco, un risultato da lui conseguito con 198 su 200, oltre 25 vari spareggi. Bravissimo Emanuele,